proprio per venire incontro alle esigenze di disagio economico che investivano i contribuenti. Tant'è che c'è una dilazione che arriva fino a circa 10 anni per le cartelle. Non solo, ma il 28 febbraio, giusto per così ad abbondanza, domani scade anche l'opportunità per i contribuenti di sanare cartelle esattoriali pagando soltanto l'importo, senza oneri aggiuntivi. Nada di esserito. Hanno levato gli interessi, non gli oneri aggiuntivi. Cioè, si paga le sanzioni, si paga tutto. Non si paga niente. Equitalia prende l'1%, prego la segretaria di scriverlo, sul riscosso bonario. Punto. L'anticipazione che Equitalia dà su richiesta del comune anche fino all'80% del ruolo è completamente gratuita. Evidentemente non sono stato capito. Sulla differenza tra riscosso ed accertato partivano le cartelle dove c'erano compresi gli oneri di 5,89 euro che venivano a carico del contribuente. Se il pagamento avveniva entro 60 giorni non vi erano oneri accessori. Oltre il termine di 60 giorni partiva il ruolo coattivo. Gli interessi di mora giornalieri, credo che questo l'assessore lo sappia, erano dello 0,03%. Che venivano a favore dell'ente. Il compenso dell'8% che Equitalia si prendeva era suddiviso nel 50% a carico del comune e 50% a carico dell'utente. Quindi io non voglio fare la difesa di Equitalia. Nella relazione fatta dall'assessore questi numeri non vengono evidenziati. Mi sarebbe piaciuto e sarebbe stato opportuno che questi numeri fossero evidenziati nella gestione del servizio. Contrario alla esternalizzazione. A conclusione di questo dibattito veramente bisogna essere sincero, il ringraziamento che devo all'assessore per il lavoro svolto in istruttoria per l'atto che ci stiamo per approvare e anche per le parole chiare che ha pronunciato questa mattina in consiglio, veramente un ringraziamento per il lavoro svolto unitamente alla struttura tecnica, quindi la dottoressa Chiavelli e le sue collaboratrici, perché vedete, noi questa mattina siamo, da qualcuno è stato detto, ma poi non è stato, come se non si avesse avuto il coraggio poi di andare oltre, è stato accennato e io lo riprendo questo argomento. Noi stamattina questo Consiglio Comunale sta facendo una cosa, sta producendo un atto veramente storico, potrei dire epocale, coraggioso e sicuramente una sfida importante che tornerà utile ai cittadini di San Giorgio del Sacco. Di questo l'amministrazione, il sindaco è pienamente convinto e perciò noi vi abbiamo proposto questo. Perché è un atto importante? Perché è un atto storico? Vedete, solo la partigianeria politica, partitica, le nostre divisioni possono portare a negare spesso tra di noi, a negare quelle che sono le evidenze.
se noi riuscissimo a essere veramente asettici e privi di pregiudizi fra di noi, allora dovremmo ricordarci che praticamente all'unanimità i giudizi su Equitalia sono stati da nord a sud, da centro, da sopra, sotto, da destra, da tutte le parti, sono stati sempre giudizi estremamente negativi per il modo con cui Equitalia approccia il discorso, come potremmo definirlo, delle tasse in Italia. Io non penso di essere un cittadino diverso da voi, o un cittadino che ha delle qualche qualità o dei difetti maggiori o minori, penso di essere una persona normalissima. E siccome mi considero una persona normale, penso che in tutti questi anni di aver assistito a un dibattito a livello nazionale su Equitalia, che ha detto esattamente le cose che sto facendo io, non ho sentito mai nessuno a tutti i livelli parlare bene di Equitalia. Tanto è vero, e non voglio fare demagogia citando i casi di suicidi, non voglio adesso metterci pathos, no? Fare una facile demagogia a dire quanta gente magari è stata costretta al suicidio per Equitalia, o per i comportamenti dei funzionari di Equitalia, di cose che non ho detto io, basta vedere i giornali. Di qualunque schieramento politico ci sono riferimenti a questo tipo di cose. Non mi voglio fermare a questo. Voglio semplicemente dire che tanto era vero, che l'approccio di Equitalia per quanto riguarda il sistema tasse in Italia è un atteggiamento sbagliato, che più volte anche il governo è dovuto intervenire, magari correggendo il tiro, o aggiustando, o modificando, o emendando, o richiedendo di cambiare comportamenti, cambiare regolamenti, qualche legge l'hanno modificata. È vero o non è vero tutto questo? Beh, se tutto questo è vero, io veramente vorrei dire stamattina a un consiglio comunale che vorrei, se si assente, chiudete la porta, perché insomma no, possono fare quello che vogliono, mi chiudi la porta per fuori, no. Io veramente mi rivolgo e mi vorrei rivolgere a un consiglio comunale, ripeto, scevro da pregiudizi e da divisioni tra di noi che albergano e hanno altre motivazioni, ma di ragionare a freddo su questo argomento qui, di ragionare a freddo. Noi questa mattina ci prendiamo la responsabilità, e questa è una grande sfida di cui io sono orgoglioso, e siccome io sono abituato a parlare chiaro, dopo vi dico anche una cosa estremamente provocatoria a conclusione del giornale. Allora dico, noi stamattina stiamo facendo una cosa veramente coraggiosa. Che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di avvicinare, Castaldo lo ha detto, poi dice, ma però quello poi l'amministrazione si dovrebbe fare, ma poi noi l'abbiamo sempre chiesto che si deve fare, poi nel momento in cui l'amministrazione lo fa dici, però non c'è qualcosa. Voi me lo dovete chiedere in questo modo, onestamente, che io reputo un poco cervellone, perché sapete che cosa mi aspetto? Siccome noi stamattina stiamo esattamente cercando di avvicinare, naturalmente per quelle che le leggi, le metodologie e il sistema ci permette, stiamo cercando di avvicinare il più possibile il contribuente al sistema della riscossione. Stiamo cercando di andare verso, tu dicevi bene, e anche l'adesione all'ASUNEL su questo argomento significa che noi ci muoviamo in una scia di enti locali, quindi di federalismo. Stiamo esattamente, cercando di fare quello che tu dicevi, cioè avvicinare al sistema della riscossione il cittadino. È chiaro che le tasse si dovranno sempre pagare, non possiamo essere demagogici, no? Ma noi stiamo cercando di rendere tutto questo più chiaro, più vicino al cittadino,
stiamo cercando di alleggerire la macchina amministrativa che era un po' appesantita da questo tipo di lavoro, anche perché voi sapete bene che la macchina amministrativa del Comune di San Giorgio è particolarmente sottorganica. Il Comune di San Giorgio, un comune di 10.000 abitanti, non dimentichiamole mai queste cose. Il Comune di San Giorgio del Sangue dovrebbe avere, non perché lo dico io, perché lo dicono i parametri del Ministero degli Interni, dovremmo avere circa una novantina di dipendenti. Noi ne teniamo manco la metà. Questo è un dato di fatto. Questa cosa non è né di destra né di sinistra, non è né di centro, né di sopra né di sotto. È un dato di fatto matematico. E con la matematica, ahimè, è testata. Chiaro? Quindi noi stiamo facendo stamattina in una, stiamo facendo varie operazioni nell'interesse dei cittadini, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Perché se lavora meglio l'ente, la ricaduta positiva di un buon lavoro dell'ente è sui cittadini. Ed è quello che noi esattamente stiamo facendo stamattina. Per quanto riguarda i costi, io sono convintissimo e sono sicuro che questa operazione sarà molto vantaggiosa anche da un punto di vista economico. Mani in tasca, una frase fino a poco tempo fa molto di moda in Italia, no? Bene, noi stiamo cercando di alleggerire la presa nelle tasche dei concittadini di San Giorgio. Per la verità l'abbiamo già fatto, dando prova di questo, non abbiamo fatto pagare la Minito. San Giorgio è uno dei pochi paesi che non ha pagato la Minito. Scelte amministrative, non è che è caduto dal cielo, scelte amministrative. Perciò i cittadini di San Giorgio non hanno pagato la Minico il 26 gennaio, gli altri sì, noi no, scelte amministrative. Noi adesso ci stiamo assumendo la responsabilità, il coraggio di questa grossa sfida. E io sono sicuro che sarà positiva, sono sicurissimo che sarà una cosa positiva, funzionerà tutto meglio. Naturalmente, diceva Castaldo, certi giudizi si possono esprimere anche se posto. Ah, su questo hai ragione. Io vedi, sono talmente convinto di questo che pretenderò, e ho già avuto contatti in materia, pretenderò, poi vi dico anche un'altra cosa, vi provocherò anche in un altro modo, pretenderò che nella convenzione che io firmerò, perché stamattina voi mi delegherete anche alla firma, per legge lo devo fare, io una clausola che ho definito una clausola di salvaguardia, una clausola di gradimento, possiamo dire. Che significa? Significa che noi come amministrazione comunale ci prenderemo la responsabilità, se non saremo soddisfatti dopo un anno e mezzo di lavoro, in maniera unilaterale, di rescindere il rapporto. E firmerò la convenzione solo se vedo questa, alla fine di tutto, solo se vedo questo articolato ben chiaro e preciso. Quindi vedete come abbiamo le idee chiare in materia. Che cosa mi aspetto? Io mi aspetterei stamattina da un consiglio comunale di San Giorgio. E vado a una provocazione chiara. Se vi parlo da sindaco, io mi aspetterei che il consiglio comunale voti, perché io so che noi stiamo facendo un atto estremamente popolare, dando un calcio nel sedere a Equitalia. Che ne dica il consigliere Zappelli? Che ne dica e ne abbia detto il consigliere Zappelli? Io sono sicuro che stiamo facendo una cosa estremamente popolare. Allora, da sindaco, io da sindaco dico che stiamo facendo una cosa estremamente popolare, quindi mi aspetterei il voto di tutto il consiglio. Se parlo da esponente politico, io preferisco che una parte del consiglio non lo voti, ve lo dico bello chiaro, perché a me piacciono le sfide. Chi non lo vorrà votare, io accoglierò con grande contentezza tutto questo. Così i sangiorgesi sapranno, e io farò in modo che si sapranno queste cose. Perché io il confronto con i cittadini non me lo devo inventare, non devo fare annunci di confronti sui cittadini. Io sono 30 anni che mi confronto quotidianamente
con i cittadini di San Giorgio. Per cui a me farà piacere che il Consiglio Comunale voterà contro questo provvedimento. Dal punto di vista politico mi avrà piacere, perché siccome la politica significa, mi ricordo che Maurizio l'ha detto, significa scelte, significa capacità di assumersi delle responsabilità, significa soprattutto la chiarezza degli atti che si fanno, beh, io sono sicuro che questo sarà un atto che sarà a favore dei cittadini di San Giorgio. Io per primo lo verificherò e ve l'ho detto che cosa pretenderò nella convenzione che andremo a firmare. Dopo tutto l'articolato, io pretenderò una clausola di salvaguardia, di gradimento la possiamo definire, dove ci sarà scritto praticamente che se l'amministrazione comunale non giudica il lavoro di Yasmer, non lo giudica, noi ci riusciremo unilateralmente senza penali, senza orpelli e senza aggiunte. Quindi immaginate come sono sicuro di quello che faccio. Ma siccome la politica è fatta di sfide, è fatta di scommesse, e questo è vero, i giudizi possono darsi solo a casa vostra. Per adesso noi, per essere felici, siamo sicuri di quello che facciamo, ma poi i risultati sono, come tutte le azioni umane, sono sotto il cielo. È chiaro che noi, la capacità qual è? Quella che avremo la capacità di giudicare, la capacità di giudizio. Questo sì, vi assicuro che sarà una capacità di controllo prima di voi, un controllo che faremo noi di gradimento nell'interesse dei cittadini, perché noi facciamo questa operazione non perché ci innamoriamo dell'uno, ci innamoriamo dell'altro, noi facciamo questa operazione perché siamo sicuri di fare una cosa buona per i San Giorgesi. Questa è la mia unica bussola. Io non ho altri interessi da difendere, o non ho altre equità e antipatie. Io penso ai cittadini di San Giorgio. E quindi sono sicuro di quello che facciamo. È l'onere della proposta. Certamente, e siccome sono sicuro di quello che facciamo, io vi ho detto in maniera brutale, come la vedo, come sindaco, mi auguro che come esponente politico, e quindi di parte, perché sono un sindaco, faccio il sindaco di tutti, così si dice, ma sono anche espressione di parte. La mia parte, che non rinnego e di cui sono orgoglioso, io come rappresentante di quella parte, certo, come rappresentante di quella parte, se qualcuno vota contrario, mi fa un piacere doppio, così i cittadini sapranno poi i meriti di una certa operazione. Diviso. Ma guarda, mi devi permettere solo una... No, ti aggiungo a me. Questa è una posizione talmente responsabile, sì, che ti riconoscerà questo merito laddove... Perfetto. Perché no, a vantaggio dei cittadini... Il merito me lo riconosceranno i cittadini. No, ma non, ma detto questo, non solo il sindaco, ma è l'espressione dei cittadini, è tutto il consenso. Sì, tutto il consenso, ma nell'ambito del consenso bisogna vedere se il provvedimento li vota e chi non li vota. La responsabilità politica è tua. No, amico mio, la responsabilità politica è mia, ma la responsabilità politica delle scelte che si fanno è di ciascuno di voi, di noi e di voi. Detto questo, aggiungo solo un'altra cosa. Questo giusto per essere chiari. Bravo. Vedete, vi faccio una dimostrazione di apertura vera, una chiacchiera. Io dovrò firmare la convenzione dopo la delega che il Consiglio mi darà stamattina. Prima di, è chiaro che non le guarderemo, noi stamattina stiamo già mettendo dei paletti seri in quello che stiamo approvando, non è che poi la convenzione potrà essere stravolgere, potrà essere completamente rivoluzionario, però per quello che potremmo fare nella commissione, sapete che cosa vi dico? Che io e l'assessore Baricelli, ma non però con quei formalismi che con me non fanno effetto, allora io vi dico, ai capigruppo lo dico, se volete confrontarmi con me, io sto sul comune la mattina, voi venite. Se prima che io firmo la convenzione, quando me la metteranno a punto, ve la sottoporrò, anche se io dopo l'approvazione di stamattina non avrei né necessità né obbligo a fare questo, ma proprio a dimostrazione
di quanto questa amministrazione, di quanto questo sindaco abbia poco da temere, sia dalla trasparenza e sia da, anzi, più io c'ho da guadagnare nella trasparenza e nei comportamenti. Questi discorsi poi verrà un momento che li approfondiremo bene e allora vedremo in questo paese chi ha più cose da nascondere e chi ha più scelte per l'armare. Prima o poi arriverà anche questo momento. Chiusa parentesi. Non è riferito a questo, io parlo. Allora, dico ai capigruppo che se vorranno io vi farò vedere la convenzione, ve la sottoporrò, se immaginate di farmi o di fare una proposta che naturalmente io devo ritenere valido, devo ritenere soprattutto perché pure stamattina ci è capitato insomma di vedere delle proposte, di sentire delle proposte, non mi fate proposte del genere, perché se no mi fate ritirare l'invito. Proposte devono essere conseguenziali alla legge, congrue con la legge. Non immaginiamo, gli atti amministrativi insomma nelle fonti sono dopo la legge, non prima, non è che con l'atto amministrativo si cambiano le leggi. Detto questo, io veramente ringrazio il Consiglio, ripeto, ringrazio l'assessore, ringrazio la struttura, la dottoressa Chiavelli, i suoi collaboratori che hanno lavorato benissimo per preparare e all'istruttore di questo atto che io ritengo veramente storico ed epocale per San Giorgio del Sacco. Noi veramente stiamo con i fatti, non con gli slogan, stiamo veramente avvicinandoci e praticando il federalismo nella parte più bella del tema, nella parte più seria, cioè avvicinare tasse a contribuenti. Grazie. Allora, passiamo alla votazione. Per quanto riguarda l'adesione all'ASPE, dobbiamo votare e l'adesione e la immediata esecutività. Ma perché sarà? E sulla standardizzazione dobbiamo votare. Ma questo mi chiedevo io, cioè la delibera di giuro a che serve? È la decisione della stessa proposta che fa suo il Consiglio Comunale. Cioè la di più. Ha manifestato la volontà di. Cioè, ma voi qual è il vostro problema? Che l'abbiamo portato in Consiglio o che l'abbiamo fatto prima in Giunta? No, tecnicamente, non sarà mai quanto per capire. In Giunta abbiamo manifestato la volontà e l'abbiamo portato in Consiglio. Ma poteva anche non starci giunta, ma è possibile che politicamente sia tratto della formalità approvando in giunta un altro giro. Allora passiamo alla votazione sull'adesione. Cosa dico te? Chi vota a favore? Argomento numero 5. Chi vota contro? Contro. A votare contro? Sì. Allora votiamo sull'immediata esecutività. E meno male che avete votato contro. Chi vota? Viva il Pitano! Valore!
chi vota a favore? Quello dobbiamo fare. Al momento sei. Quello dobbiamo fare. Cosa dire? Quello vota contro. Scusa, si sta potendo. Mi ammesso le ipoteche per 500 euro alla, al consigliere Zandetti porteremo in, in consiglio comunale, porteremo in consiglio comunale le irregolarità di Equitalia che tu oggi sei venuto a difendere. Forza Equitalia, forza le cose, forza Equitalia, forza le nasce, ti porterò quando Equitalia si è presa il diritto postale di piegare una pecca. Quanti comuni hanno fatto questo? Allora, Maurizio, abbiamo altri tempi. No, mi domando perché comunque questa è la scelta politica, voglio non scordare. Cioè, politica e non partitica. Politica. Allora, passiamo alla prima. Le scelte di politica hanno che stare lì. Sant'Agata da venire, cioè, è c'è. Allora, la prima politica. La politica. Hanno fatto questa a caso. La mia interrogazione riguarda un'interrogazione risposta scritta orale di trasferenza al territorio comunale. I sottoscritti Giovanni Zambetti e Vincenzo Bonino, componente del gruppo consigliare di trasparenza e partecipazione, visto l'articolo 43 del DLGS numero 267/2000, visto l'articolo 15 dello Statuto Comunale, potere dei consiglieri comunali, premesso che il consiglio numero 204 del 27/11/2013, giunta comunale, prendeva atto del verbale tecnico di somma urgenza del 28 agosto 2013 del regolamento destinato alla trasferenza degli LSSU, in seguito ad uno spostamento verificato in Italia, in seguito alle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il nostro territorio. Andiamo per letta. Allora, interrogo il sindaco per conoscere. Allora, il sindaco per conoscere dove è ubicato il sito di trasferenza, con quale atto è stato autorizzato. Se il sito risponde alle prescrizioni dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 o eventualmente alle disposizioni del DM 8/2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e dal DM 13 maggio 2009 riguardante la modifica del decreto 8/2009, per quale motivo il Comune di San Giorgio d'Alessandria non ha partecipato al bando regionale per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o ampliamento dei centri di raccolta comunale a sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti soci urbani in attuazione alla delibera di giunta regionale numero 371 del 13 settembre 2013. Ma non va bene. Allora, io prima di leggere la risposta a questa interrogazione devo veramente formulare un ringraziamento al consigliere Zambetti e al consigliere Bonino per questa interrogazione, perché mi hanno aperto gli occhi e mi hanno invitato a vigilare, e lo faremo, lo farò nei giorni futuri, nelle settimane future, come abbiamo sempre fatto, ma
mi è stato fatto capire che è opportuno che io intensifichi una vigilanza sui dirigenti dell'amministrazione comunale di San Giorgio, perché tra di essi potrebbero annidarsi anche dei pericolosi banditi che nell'esercizio del loro lavoro, leggo testualmente, eludono o cercano di eludere la legge. E questo, segretario, è un fatto gravissimo, che il dottore Bonietto e il consigliere Zambetti hanno denunciato. Io per questo li ringrazio, perché è una denuncia giusta che hanno fatto a me come sindaco, perché al punto 8 si dice appunto di questa interrogazione, a parte tutte le altre domande, a un certo punto si dice: se io come sindaco non ritengo che sia utilizzato il ricorso alla somma urgenza per eludere le ordinarie procedure per l'affidamento dei lavori pubblici. Quindi, se, signore, io, segretario, io la invito a vigilare, certo, lo farò, perché e per questo io veramente vi ringrazio, perché se non l'avessi saputo voi, giustamente, perché io potrei avere intorno a me e nell'ufficio tecnico, e soprattutto in questo caso nell'ufficio tecnico, qui nella persona dell'architetto Fusco e del consigliere Mario Fonzo, dei pericolosi potenziali banditi, per cui bisogna effettivamente agire e controllare. Sono interpretazioni personali. È interpretazione personale, questa scritta. Dopodiché, devo dire un'altra cosa in premessa prima della risposta. È la lingua italiana, proprio Charles Foucault. Allora, ho fatto il liceo classico. Ma io ci ho fatto pure la laurea. E allora, dopodiché, devo dire, scusate, mi viene da ridere, ma insomma è così. Alleggeriamo un po' l'atmosfera. Dico agli amici dell'opposizione, mettetevi d'accordo su alcuni argomenti. Almeno sulle questioni meteorologiche, cercate di raggiungere una sorta di... perché? In questa interrogazione, allora, al punto 6, i dati pluviometrici del mese di luglio e agosto 2013 che configurerebbero condizioni, virgolette, trattino, abbondanti precipitazioni in piena estate, ci stanno 8 punti esclamativi. Poi si parla di SIC, quando si fa riferimento da parte di consigliere Boniello Zambetti, si fa riferimento, che tu devi dare soltanto la risposta. No, 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 è messo leggendo quello che avete scritto. Ma non è stato allora, voi avete scritto che abbondanti, no, ma non c'è di altro. Perché siete nervosi? Ma perché siete nervosi? Scusa, allora, io ne ho detto, Allora, da su questa allora, da una parte si legge, Presidente, da una parte si legge, andiamo avanti con la risposta, che le precipitazioni si ridicolizzano, che le precipitazioni sono state abbondanti nel mese di luglio e agosto. Su questo argomento, più o meno simile argomento, i consiglieri Castaldo e Carpenelli iniziano la loro interrogazione dicendo: rilevato che a seguito delle abbondanti precipitazioni hanno interessato, allora facciamo un comizio, cioè, e non è questa la tecnica, è piovuto, non è più questa la tecnica, facessi comizi in piazza, non è il consiglio comunale, i comizi li faccio anche in piazza, allora, no, il consiglio comunale non è la sede per comizi, questa è la mia risposta, non te, mi confronto, qui te lo fai a casa, per favore, allora, detto questa contraddizione, cerchiamo di metterci d'accordo se ad agosto ha piovuto o non ha piovuto. Noi sappiamo che ha piovuto. Tant'è vero che la stazione meteorologica allegata poi ha riportato che i mesi di luglio e di agosto sono stati dei più piovosi. Quindi da questo punto di vista la regione Civina ha piovuto e corso. Allora è libera di giusta. Allora forse non mi sono spiegato. Allora abbiamo ragione noi che abbiamo fatto È una cosa che andava rilevata, no? Allora diciamo le risposte. Abbiamo accertato che ha più.
Il riferimento alla richiesta indicata in oggetto e quindi in merito all'interrogazione immessa con denuncia si fa presente quando segue. Il sito di trasferenza è ubicato in un angolo del piazzale sottostante il padiglione del centro esclusivo artigianale, lato raccordo autostradale Benevento Castel dell'Aria. Il sito di trasferenza venne autorizzato con ordinanza sindacale numero 44 del 18-11-2008. Vabbè, uno dice leggi qua e uno dice leggi e io sono d'accordo che devo leggere, però non posso non rilevare che mi viene fatta un'interrogazione su un qualcosa e io devo rispondere che questa cosa è frutto di un provvedimento preso nel 18-11-2008, quando chi me lo chiede era assessore. Perché me lo chiedi? Chiedilo a te stesso. Dice, ma tu questo non lo devi dire, se no è un comizio. Sarà pure un comizio, ma è un obiettivo. Andiamo a questo. I lavori eseguiti presso il predetto sito di trasferenza su richiesta dell'ARPA Campania rispondono a quanto disposto dal decreto ministeriale 8 aprile 2008, così come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009. Recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera C, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, numero 152, successive modifiche, mentre l'articolo 208 del decreto legislativo 152 2006, letteralmente fa riferimento all'autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e gestione, e non fa riferimento a siti di trasferenza o centri di raccolta comunale, il cui stoccaggio è temporaneo con utilizzazione esclusivamente della ditta assumitrice dei lavori di raccolta dei rifiuti. Il Comune non ha partecipato al bando regionale ai sensi della delibera di giunta regionale numero 371 del 13 settembre 2013 perché i lavori di adeguamento del sito richiesti dall'APA erano già iniziati alla data del 28 agosto 2013, quindi prima che il bando fosse pubblicato, noi avevamo già iniziato i lavori. E d'altra parte mi corre l'obbligo di dire, e meno male, perché se avessimo aspettato i contributi regionali per fare, stessimo a posto, visto e considerato che di quelle richieste nessuno è stato finanziato. Quindi, ancora una volta l'amministrazione, meno male, che è partito con le sue risorse ristrette, ahimè, ma almeno ha realizzato quello che doveva realizzare. Perché se anche questa volta avessimo aspettato i comodi della regione, finanziamenti e tutto finanziamento, stessimo ancora per cominciare il sito di trasferenza, stoccaggio, chiamiamolo come vogliamo, perché poi i formalismi sul ridicolo. Quello che conta è che il paese è pulito. Questa è la nostra, è il nostro modo di operare, quello che conta. Perché poi quando ci si dice ma non avete chiesto il finanziamento, è meno male invece, perché nessuno è stato finanziato. Campa cavallo, campa cavallo. Anche in questo l'amministrazione comunale ha anticipato i tempi, è meno male, non nell'interesse dell'amministrazione, nell'interesse dei cittadini. Mentre il bando di data successiva, mentre il bando era in data successiva. In merito a tale aspetto si fa rilevare che a tutt'oggi la Regione Campania non ha ancora finanziato nessun progetto ai sensi della citata delibera regionale, per cui il Comune sarebbe oggi inadempiente rispetto alle prescrizioni date dall'ARPA. Probabilmente questo sito, e questa è la cosa forse a qualcuno farebbe piacere, ma non a me, avrebbe io e l'ufficio tecnico avremmo qualche avviso di garanzia probabilmente a questo punto. Questa è la verità che vi fa. E uno si dice ma il sindaco non deve fare i comizi, questa è la verità dei fatti, di che parliamo? Cioè parliamo che non abbiamo chiesto, perché non avete chiesto il finanziamento? Nessuno è stato finanziato, nessuno. Però se noi invece quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e abbiamo assecondato l'ARPA. D'altra parte vedete, il dramma è che quando si parla di rifiuti, ma questo è un discorso serio che andrebbe fatto serenamente, ecco appunto, stando sereni tutti, quando si parla di rifiuti su argomenti che fanno tremare i venti,
e soprattutto ingannare. Ma con quali certezze? Ma con quali certezze ci muoviamo? O certezze legislative, o certezze di finanziamento? Quando ci riempiamo la bocca di formalismo, ma di che parliamo? In campagna, sulla gestione dei rifiuti? Che manchi il Padre Eterno in persona, probabilmente oggi potrebbe dire una parola definitiva, in un contesto campano soprattutto, ma vorrei dire meridionale in generale, ma campano soprattutto, in un contesto degenerato, confuso, e mi fermo qua perché dovrei usare altre parole per quanto riguarda, noi ci facciamo il formalismo di chi? Di chi? Meno male, io lo rivendico come una grande scelta dell'amministrazione comunale e do atto ai dirigenti della mia struttura tecnica che abbiamo fatto questo, perché se no ve l'ho detto, staremmo ancora aspettando la regione, che quei progetti, quei finanziamenti, quelle richieste di finanziamento non le ha neanche guardate a voi. Avete capito di che cosa stiamo parlando? Per essere chiari, poi quando lo fai chiaro, facciamo davanti qua, io sono il primo, lo so fare anche qui, ma quando bisogna amministrare, bisogna confrontarsi con i problemi quotidiani seri, con l'ARPA che ti preme, capo forestale che ti preme, con altre autorità, finanze, carabinieri, magistrati, e allora voi vedete che quando tremano i polsi, quando tremano le vene dei polsi e si devono pigliare delle scelte ad horas, allora poi si fanno le cose e bisogna vedere come si fa. Altro che i formalisti, non avete chiesto il contributo. E quale contributo hanno arrivato fino a ora? Dopo 2009 oggi? È su 5 anni. Calma cavallo, lo dico a me stesso questo, tanto per essere chiari e tanto per cominciare a misurare veramente che l'attività amministrativa non è un'attività propagandistica, un'attività da bar, è una cosa seria l'attività amministrativa, e soprattutto con le responsabilità che ci vogliono oggi, con un quadro legislativo confuso, poi parliamo di rifiuti, senza risorse, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Il ricorso all'affidamento dei lavori di adeguamento del sito con il criterio della somma urgenza è stato determinato a seguito delle abbondanti precipitazioni, e qua torniamo alle precipitazioni che alcune hanno visto e alcune non hanno visto, abbondanti, naturalmente hanno ragione quelli che le hanno viste, abbondanti precipitazioni che hanno interessato il nostro territorio nel corso dell'anno 2013 e in particolare di quelli di luglio e agosto. Benevento camminava dopo l'acqua a luglio e agosto. Infatti, sulla scarpata posta a monte del piazzale si erano formati dei canali e solchi dai quali dilavava terreno sul piazzale sottostante, con possibilità di cedimenti e di erosione della scarpata e contestuale coinvolgimento del manufatto adibito a WC a servizio della struttura fieristica. In quell'occasione sono stati previsti ed eseguiti anche lavori finalizzati all'adeguamento dell'area a vera e propria sito di trasferenza, così come prescritto dall'ARPA. E io a questo punto vi dico, a nome anche dell'assessore, ottimo assessore Saccavino, della struttura tecnica, di andare insieme a fare un sopralluogo su quel sito e andare a vedere che cosa c'è adesso, che cosa è diventato. Che cosa c'è? Andiamolo a vedere insieme, organizziamo un sopralluogo. Andiamo a vedere la qualità dei lavori, come sono stati eseguiti, la celerità dei lavori stessi. Andiamolo a controllare. Ci andiamo insieme, vi faccio un caffè. Questo naturalmente lo dico a merito dell'assessore e della struttura tecnica, ma non per piaggeria, perché è la verità. Perché è la verità. Da quanto relazionato dall'ingegnere Mario Fonso prima dell'inizio dei lavori e prima di ricorrere all'affidamento dei lavori con somma urgenza, emergevano seri pericoli per la pubblica e privata incolumità per le motivazioni riportate nel precedente punto numero 4. Effettivamente nel periodo di luglio e agosto 2013 si sono avute delle abbondanti e violente piogge che trovano riscontro e conferma dai dati pluviometrici allegati, e vi invito a guardarli, ma non ce n'è bisogno, lo dico a voi, sappiamo tutti veramente che cosa è successo luglio e agosto in San Giorgio e provincia, tant'è vero che sono state fatte richieste, mi pare, da tutti i comuni della provincia di Benevento, addirittura c'è qualcuno che ti è spostato per i danni che ci sono stati in agricoltura, in luglio e agosto c'è chi ha chiesto i danni, però ahimè
ci sono dei consiglieri del comune di San Giorgio che non hanno visto. Allora dove sei posto? O non stavano a San Giorgio o non lo so. Come vivono la nostra città? Come vivono? Dove la vivono? Come la vivono? Visto che non si rendono conto manco quando io. Allora, e hanno anche ironizzato appunto sul fatto che hanno, come l'ho detto, se voi vi leggete le copie, cioè, esattamente, allora, ma era giusto, perché mi pure scusate, uno ha pure soddisfazione, ci stanno 50 punti esclamativi sul fatto che a San Giorgio, se voi sapete, i punti esclamativi si mettono quando si vuole ironizzare, si mette sì, no? Dice sì, è un punto esclamativo, quindi ironizzando sul fatto. Cose da pazzi. Se non fosse che parliamo di cose serie ci sarebbe da ridere. Cioè, punto 6, effettivamente nel periodo di luglio e agosto, questo l'abbiamo detto. Punto 6, i lavori di somma urgenza citati in senso dell'articolo 176 del decreto 206/2010 ebbero inizio il 28 agosto e riconosciuti con delibere di giunta comunale il 27 agosto. Per tutte le motivazioni sopra riportate, si può affermare che nel caso specifico esistevano le condizioni per il ricorso alle procedure di affidamento lavori con il sistema della sub-urgenza e quindi non è stato eluso. Però qua io ve l'ho detto, segretario, dobbiamo comunque controllare meglio la nostra struttura, perché c'è pure, potrebbero annidarsi, ripeto, anche dei banditi pericolosi che immagino di eludere la legge. Noi dobbiamo, io vi prego, perciò io vi ringrazio che mi hanno aperto gli occhi su questo, perché io pensavo di avere dei funzionari del genere. E invece c'è qualcuno che invece i pericolosi banditi, insomma. Uno lo teneva per i giardini. Allora. Però poi specifica con soprannome un banditi. Per tutte le motivazioni. Per tutte le motivazioni sono riportate. Si può affermare che, nel caso specifico, esistevano le condizioni per il ricorso e quindi non è stata elusa, né si è voluta eludere nessuna procedura, di nessun'altra procedura di affidamento dei lavori. Questa è la risposta, a conclusione della quale io devo dire... No, fa piacere, queste cose qua mi fanno piacere, ma io devo dire che esprimo, perché vedete, se noi ci vogliamo scherzare sulle cose, scherziamoci pure. Perché ci sono due modi per affrontare gli argomenti, no? Con un minimo di alleggerendo l'atmosfera, magari facendo anche qualche battuta, trattando anche l'argomento con un poco di ironia. Ma siccome le parole molte volte sono come pietre, poi specialmente quando le parole vengono messe per iscritto con le firme sotto e quando si fanno riferimenti, allusioni di questo tipo, guardate, è una cosa di una pericolosità. Io non lo so se ci si rende conto molte volte di quello che si dice e di quello che si scrive. Bene, detto questo, recuperando un margine di serietà, perché io fino adesso ho voluto anche scherzare un po', proprio ripeto, per l'atmosfera, per la leggerezza, allora a me mi corre l'obbligo, seriamente questa volta, di esprimere una grande solidarietà alla struttura tecnica, ai dirigenti e ai funzionari del Comune di San Giorgio del Santo, i quali, credetemi, lo dico come sì, come consiglieri, come amministratori, guardate, possiamo dividerci, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma io che li conosco da anni e conosco la loro professionalità e la loro dedizione al lavoro, vi assicuro che non meritano allusioni di questo tipo. Non le meritano. Non le meritano proprio. E io non le vorrei più leggere. Attaccatemi. Perché io rispondo politicamente. Attaccatemi sulle scelte che faccio. Politiche, amministrative, sui comportamenti. Attaccatemi qua. E io rispondo. Quando reputo di dover rispondere, oppure mi so difetto, ma lasciamo perdere di dipendere di comune. Allusioni come questo punto 8 di questa interrogazione, dice no, ma il sindaco, no, ve lo rileggo, e mi dovete ascoltare, lo rileggo a me stesso, no? Cioè mi si dice a me, sindaco,
se io non ritengo, ripeto, se non ritengo io sì che si sia utilizzato il ricorso alla somma urgenza per eludere le ordinarie procedure. Allora signori, qua veramente non si conosce la lingua italiana, per cui non si sa dare il giusto valore alle parole. O si deve avere il coraggio di fare questo tipo di denuncia ad altre autorità. Perché io, se immagino che nel mio comune, nella mia città, nel mio luogo di lavoro, in famiglia, dappertutto, se io immagino che io di fronte a me un mascalzone, un delinquente, io vado alla procura della Repubblica. Se no devo stare zitto, se no devo stare zitto, devo avere la decenza di stare zitto, perché con il riferimento che ho fatto prima, da questa parte, da mesi, non si parla, non si risponde, non si replica, per una questione di signorilità, è per una questione di coscienza e di tranquillità vera, ma non calchiamo troppo la mano, fermiamoci. Rispondendo agli altri di quello che ha firmato, ne rispondi tu. Tu e quel signore che se n'è andato, di quello che ha scritto qua, ma ne rispondi tu. Consiglio comunale prima, le tutte le responsabilità, e voi vi siete assunti questa. E a me non mi interessa la risposta politica che abbiamo dato, ma ripeto, quel punto 8, quel punto 8 non vi fa orgoglio, quel punto 8, chiaro? La risposta politica. La risposta politica, con base in urgenza, la risposta politica. Sì. Ok. Se era mia, campato proprio in vano, campato parlo, la urgenza, la risposta politica. Va bene, andiamo avanti. Cioè io volevo chiedere... Quello che dovevo dire, l'ho detto. Per quanto riguarda l'interrogazione presentata da voi, è quasi simile. Tu hai avuto le risposte che dovevi avere, intanto. Perfetto. La problema è lo stesso, oppure... Sì. Chiaramente le risposte sono esaurienti, però una precisazione va fatta, perché il sindaco in queste interrogazioni cerca sempre di coinvolgere la parte tecnica. Attenzione, fammi finire un discorso. Noi, perché il sindaco ha detto che la vita amministrativa è una cosa seria e si fonda su atti amministrativi, le nostre richieste non vengono fatte sempre per mettere nel mirino un dirigente. Il dirigente viene coinvolto nell'atto amministrativo, il consigliere approfondisce l'atto amministrativo e fa le legittime domande su non è così. Che possono essere. Non è così. Non è così. Poi vedo, ognuno mette le sfumature. Non è così, non è così, Giovino. Abbiamo detto già altre volte. Le richieste che vengono fatte sono richieste. Giovino, non è così. Quando esercita il proprio ruolo. Giovino, te lo chiedo. Giovino, scusami, Giovino. Non l'ho fatto. Giovino, scusami. No, Giovino, scusami. Io sono d'accordo, e tu parli con un consigliere comunale che, quando ha ritenuto che alcuni dirigenti o altri o la parte politica abbia fatto azioni indisciplinate, è andato alla Procura della Repubblica e ha denunciato perché ha ritenuto determinati atti non conformi. Poi chiaramente anche nel seguito delle interrogazioni usciranno fuori queste prese di posizione, però è evidente che all'interno di un'interrogazione ci sono una serie di quesiti legittimi nell'esercizio del proprio ruolo. Un momento, mi devi consentire una cosa, legittimamente non esiste una persona più aperta di me, nel senso, figurati se io mi spavento, non è questo il punto, se mi permetti, è un altro. E io vedo che l'ho spiegato, l'ho chiarito, ma io noi stamattina, vedi, cioè, abbiamo approvato il consiglio comunale. No, faccio un esempio, così probabilmente riesco a essere più felice. Allora, noi stamattina, poco fa, abbiamo approvato un atto. Quello sì, come si fa a dire che l'atto che noi abbiamo approvato poco fa, cioè la scelta di esternalizzare i servizi di riscossione, tributi, tanto per stabilizzare, chi può negare che quest'atto sia un atto politico
naturalmente, di cui il sì, la giù e la maggioranza si assume la piena responsabilità. E io infatti che cosa ho fatto? Ho ringraziato l'assessore e la struttura tecnica per la parte tecnica, ma nessuno può venire in mente di dire domani, lo dico alla dottoressa Iavelli, per esempio, dirigente del servizio, ah, tu hai esternalizzato il servizio. Questo è un atto politico. Ma quando noi parliamo di una somma, e io lo ripeto, ma noi facciamo l'interrogazione, quando noi parliamo di una somma oggetto, così come quando noi parliamo degli altri atti che sono atti gestionali, questa cosa che vi te la dico, sai perché? Perché è stata più volte oggetto, e io vorrei che pure quasi capisse una cosa per tutti, ma poi io chiudo naturalmente, ne riparleremo in 20 anni, ne parliamo, insomma, che ragione. Alla provincia, questo argomento, perché pure là si facevano le interrogazioni, era proprio, mi ricordo, l'opposizione che chiedevano a Cimitiglia, dicevo presidente all'epoca, o a qualche assessore, Barbini, da pure che mi aveva in mente, che ne sa, no, un assessore, a Iz, chiedevano perché aveva fatto il piano triennale delle opere pubbliche ed era stato fatto in un certo modo, e era stata messa la strada di Torricuso e invece mancava la strada dell'Alto Sannio e di Circello. Quella è un'interpretazione politica a cui l'assessore andava in consiglio e spiegava per quale ragione si è ma nessuno mai ha fatto un'interrogazione per dire, per esempio, all'ingegnere Monaco all'epoca, diciamo l'equivalente di Mario Fusco, cioè capo dell'ufficio tecnico della provincia, come ne sa, c'è l'ingegnere Foschini, o a Valentino, no, gli andavano a chiedere, c'è stata una frana sulla strada provinciale. Io vi sto facendo la differenza. Allora, previsto che il comune di San Giorgio ha sottoscritto un protocollo di intesa con il consorzio ASI dal donatore del comune di San Nicola Manfredi per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture primarie nell'agglomerato urbano di San Giorgio del Sangue di San Nicola Manfredi, rete idrografica,
che detta progettazione prevederà infrastrutturazione da realizzarsi a mezzo del potenziamento ed estendimento dell'acquedotto in esercizio a favore dell'agglomerato urbano e in particolare al servizio della località Iannassi Boscolo Pino, ricadenti nei suddetti comuni per migliorare la qualità del servizio erogato nell'intera zona rispetto alla rete esistente di tipo urbano. Rilevato che il Consorzio Asico ha in corso la realizzazione delle infrastrutture primarie dell'agglomerato industriale San Giorgio del Campo e San Paolo Marchetti, interrogano il sindaco e l'assessore per sapere i motivi che hanno spinto a sottoscrivere il protocollo d'intesa per l'approvvigionamento idrico con il Consorzio Asico, visto che questo ultimo ha in corso la realizzazione delle infrastrutture primarie dell'agglomerato industriale San Giorgio del Campo di Nicola, destinatario di specifico finanziamento. Se esistono e quali sono le zone ricadenti del territorio comunale in cui l'approvvigionamento idrico è ancora di tipo rurale e quindi con la necessità di migliorare la qualità del servizio. Nell'intera zona Bosco Lupino, interessata dall'intervento e in forte espansione urbana, come vengono utilizzati gli introiti degli oneri di urbanizzazione? Perfetto. Allora, quando prima c'è stata fatta una battuta tirando in ballo il consigliere Genti, io devo dire che non ho problemi a dire che ho letto, e quindi io veramente su questa cosa, se fosse possibile, dico se fosse possibile, e non è possibile, se fosse, dico se fosse, io veramente farei, no, ma non se fosse, nel senso, se la legge mi desse la possibilità. Io effettivamente su questo ti farei rispondere a te, perché ne conosco, la sai la cosa, come la so io in questo senso, poi rispondo, voglio dire, sei legittimato e rispondo in questo senso. Il consigliere Cerri, dicevo, qualche giorno fa, mi una quindicina di giorni fa, mi pare di aver letto il giornale, una cosa abbastanza sensata, proprio quando si parlava quando si è parlato dell'ASI, dove si è detto, e qua mi pare che c'è un giornalista del Mattino stamattina che si vuole, è vero? Sì. Mi hai telefonato ieri proprio perché ti volevi confrontare con me. Non solo su questo, ma in generale. Vabbè, comunque mi ricordo che tu questo mi hai detto in particolare, per cui. Dicevo che il consigliere suggeriva, consigliava, proponeva su questa cosa anche di fare a livello di struttura comunale, di comune, una forma di. Per una partecipazione, insomma, per saperne di più, per vedere di più, per guidare il fenomeno. Ah, io dico, non rispondo attraverso stampa, rispondo qua, perché sono d'accordo e la proposta la possiamo pure guidare in considerazione, perché mi pare una cosa senza.